È stato pubblicato oggi il bando per l'assegnazione dei contributi ai carnevali storici d'Italia. Un'opportunità certamente da non perdere, come ci spiega al telefono Alberto Berardi, già presidente della Federazione Nazionale dei Carnevali. Buonasera allora Berardi. Buonasera, buonasera. Allora, ci dica un po', oggi è stato pubblicato questo bando, dunque è un'ottima opportunità per il nostro carnevale, che è il Una carnevale più giornata antico d'Italia. fantastica, oltre al fatto che qualche soldo in più arriverà, ma è il riconoscimento della valenza culturale del carnevale, che è una richiesta che la Federazione Italiana Carnevale aveva sempre avanzato per anni e che oggi viene finalmente riconosciuta anche in Italia dopo che il riconoscimento era arrivato dalla comunità europea. Ecco, senta Presidente, dunque, intanto il bando va fatto, bisogna avere i requisiti, ma ponendo che tutto vada bene, che cosa succederà? La cifra messa a bilancio dal Ministero dei Beni Culturali è di 1 milione. Carnevali storici ancora in funzione, numericamente sono un numero certamente inferiore, quindi mi auguro che anche dal punto di vista squisitamente finanziario la realtà ci aiuti e ci faccia vivere momenti più felici di quelli che stiamo vivendo quest'anno. Ecco, i termini per la presentazione di questo bando quali sono? Esattamente per le ore 12 del 10 gennaio anno prossimo. Come ha avuto questa notizia? Attraverso una telefonata di colei che si era molto battuta perché la legge e conseguentemente il bando diventasse operativo, e cioè la senatrice Puglisi Francesca. Grazie Alberto Berardi per questa comunicazione. Dunque, adesso bisognerà lavorare per presentare questo bando.